Amici di Formula Italia Team, benvenuti, siamo nel Virtua Studio Pre-Pro League. La scorsa settimana è stata una gara pazza tra meteo che varia di continuo, piove, non piove, piove, non piove, safety car, entra, non entra. Veramente, una gara piena di colpi di scena. Quindi ricapitoliamo il podio. Primo Lelo, secondo J-Sport e terzo Pirillo Dog. Ora, andiamo a vedere la classifica piloti e costruttori. Ora spostiamoci in clima Suzuka. Abbiamo un riferimento storico per quanto riguarda la Pro, ovvero Cri Ferrari, Alesi e Napoli. Sono 5,8 km che si snodano in 18 curve. Una sola zona di RS, ovvero nel rettilineo di partenza. È l'unico circuito nel calendario di Formula 1 ad avere una forma d'otto. Andiamo a vedere tutti i segreti del circuito con Virillo Dog. Ciao a tutti amici di F1 Italian Team, sono Birillo Dog e vi accompagnerò in questo giro spiegazione nel fantastico circuito di Suzuka. Siamo nel rettilineo principale, unico punto in cui si può azionare l'ala mobile, il DRS, che ci porterà alla staccata di curva 1, staccata decisissima, importantissima per un buon primo settore, visto che un errore staccata 1 potrebbe compromettere tutto il giro. Adesso siamo in una sezione molto difficile che metterà a dura prova la costanza e la precisione dei piloti, le S. Sbagliarne una vuol dire sbagliarne tutte. Arriviamo a curva 7, la Dunlop che molti ricorderanno visto che è costata la vita al pilota Marussia Jules Bianchi. Finito il primo settore, Degner 1, Degner 2, due curve verso destra di media alta velocità che ci porteranno a curva 11, il tornante verso sinistra, difficilissimo visto il dislivello che troviamo, la pendenza. Ora via col gas, bisogna sfruttare il motore delle power unit per arrivare a curva 13, la spun curve verso sinistra, sarei attaccati al punto di corda che ci porterà in un rettilineo verso fine secondo settore. Terminato il secondo settore, arriviamo a una curva famosissima, la 130R verso sinistra, da prendere in ottava marcia in piena. Saccata finale di fine giro, difficilissima e importantissima per i sorpassi. E abbiamo concluso il giro a Suzuka. Un saluto da Birillo Dog, ciao ciao! Tra circa una settimana vi sarà la Formula Europa. È un campionato dove vi saranno diverse comunità appunto europee che si scontreranno tutte assieme. Abbiamo un'intervista speciale che abbiamo fatto in quel di Monza 2016 con il vincitore più giovane della Formula Europa. Parliamo di Kimi 7, meglio conosciuto come F1 Italian DAV. Andiamo a vedere il servizio. Amici di Formula Italian Team, siamo insieme F1 Italian. Vabbè, questo che abbiamo sentito adesso. Bene, prima domanda per lui. Vincere la Formula Europa è una responsabilità molto molto grande, perché veramente il vincitore più giovane poi a livello europeo. Come reggi questa pressione? Cioè, nel senso, ti senti una responsabilità addosso per i prossimi campionati, non solo per la Formula Europa, ma anche per F1 Italian Team o per altri campionati di altri siti? Beh, sì, diciamo che vincere una gara della Formula Europa è stato molto importante anche per la mia autostima, anche perché i tre piloti che correvano per il nostro sito erano il campione della Pro League, che ha quasi vinto una gara in Master, ovvero Cri, e il vice campione della Master, Mauro. Quindi anche stare davanti a loro, anche se con una strategia diversa rispetto a Mauro, è stato molto difficile, ma mi dà tanta autostima per il prossimo campionato. Sì, questo sì.
domanda ed ultima: come hai conosciuto F1 Italian Team e qual è stata pian piano l'evolversi di un'amicizia, di una passione anche, una passione che si evolve appunto condividendola con gli altri? Allora, io conoscevo il sito già dal 2014, però essendo su Xbox non potevo far parte della community, diciamo, o potevo farne parte ma non sui campionati ovviamente, perché voi eravate su PlayStation. Io sono entrato con Simone a metà novembre, alias Just Roll, già campionati iniziati da poco. Ci siamo iscritti visto che mancava un posto in Sauber perché si era ritirato Rap, e abbiamo fatto subito il test con Andre in Malesia e andavamo molto forte entrambi. Me lo ricordo. E dovevamo iniziare entrambi in Malesia, anche per merito di Prost, di Rosario, che ha spinto per farci entrare tutti e due. E poi ho fatto il mio esordio in Cina e da lì è stato un crescendo di rapporti anche personali e non solo in pista con i ragazzi della mia categoria, ma anche con piloti della Sport, della Master. Diciamo che questo weekend è il coronamento di un anno di... Quindi, citando Prost, insomma, hai messo dentro anche il fattore amicizia, quindi l'evolversi dell'amicizia nel sito di F1 Italian Team. E con chi altro hai approcciato tanta amicizia? A volte, vabbè, Simone che ci conosce, Alia successo una volta, e poi Prost che ci dà adesso. Perché quelli con cui ho avuto più rapporti quest'anno sono stati... E questo è il bello di un sito, il bello di, diciamo, di che un team. Molto spesso ci ritroviamo a provare i giorni prima delle gare, e poi gli allenamenti si trasformavano in divertimento, perché non riuscivamo a stare seri. Ma soprattutto un altro fattore, il fatto di non essere gelosi di andare più veloce di un altro, e quindi passarsi anche setup, robe varie. Quindi anche per questo appunto si parla d'amicizia quando il gioco è appunto un divertimento e non una cosa di sfida. Ma non è una cosa di sfida, cioè, va bene la competizione, va bene il volersi è più che l'altro, ma non devi mai scusare nell'arroganza e nel sentirsi superiore ad altri. Iniziate, come potete sentire, le prove libere anche per la GP2, quindi noi vi salutiamo. Benissimo, mi dicono che è tutto pronto, quindi posso lanciarvi la sigla e a tra poco.